predicono noi a settembre, ottobre, novembre o meglio, ci sarà la possibilità di una recrudescenza dell'epidemia. Ed è proprio È qui chiaro che che avere, voglio diciamo, dei arrivare, Augusto. finanziamenti mirati alla spesa sanitaria ha un senso. Stiamo ragionando di strumenti straordinari perché straordinaria è la pandemia con la quale ci siamo trovati a fare i conti e quindi mi voglio ricollegare anche a questo per ragionare intanto con Andrea Crisanti, virologo, rispetto ai numeri che ieri nuovamente in conferenza stampa sono stati diffusi dalla Protezione Civile, numeri che sembrerebbero incoraggianti. Abbiamo un calo degli attualmente positivi, anche se i decessi restano ancora a dei livelli molto alti, 464. Ma per di più, ieri il professor Locatelli ha detto che la velocità della propagazione del virus è ben sotto il livello del 1. Dunque, Crisanti, possiamo tirare finalmente un sospiro di sollievo dopo quasi oltre 2 mesi di epidemia e soprattutto con questi numeri siamo pronti ad affrontare con serenità la fase 2? Allora, guardi, rispetto alla prima domanda, la risposta è sì, nel senso che sicuramente i dati più incoraggianti sono la diminuzione del numero dei ricoveri e la diminuzione del numero dei posti occupati in rianimazione. Questi sono dati inequivocabili. Nutro ancora molto scetticismo sul numero dei casi. Ci sono circa ancora 3.000 casi diagnosticati e c'è ancora un iceberg di persone infette con pochi sintomi o con sintomi estremamente lievi che rimane a casa e di cui non abbiamo nessuna visibilità. Quindi il vero problema è che il rischio di infezione, il rischio di ripresa dell'epidemia è legato proprio a questo dato che in termine tecnico si chiama incidenza, cioè il numero dei casi giornalieri, perché a seconda dei numeri di casi giornalieri per regione e per fascia di popolazione in qualche modo si identifica il rischio. Sebbene questi risultati siano incoraggianti, non esiste ancora una discussione, un'analisi, qual è la soglia che è accettabile. Io personalmente non la conosco, ma immagino che dovremmo mobilitare le migliori risorse di epidemiologi e matematici per capire qual è la soglia di casi Allora, che permettono una riapertura. professor Crisanti, nel frattempo il ministro della Salute, Roberto Speranza, dice che la curva si è piegata, possiamo guardare con fiducia al futuro, ma con cautela. Ci sono le condizioni per programmare il domani, ma con i piedi ben piantati nell'oggi. Alla luce anche delle sue considerazioni, c'è il rischio tangibile che l'Italia finalmente ricominci a mettere in moto i motori dell'economia e della vita sociale con l'incubo che si manifestino nuovi focolai e quindi di dover tornare a bloccare selettivamente alcune parti del paese? Guardi, io concordo pienamente con le dichiarazioni del Ministro Speranza e aggiungo che a rischio zero non esiste nulla. Si immagini la riapertura delle attività economiche e sociali in una situazione in cui ancora abbiamo migliaia di casi. Quindi la probabilità che l'epidemia riparta, che determinati focolai si riaccendano nel momento in cui noi eliminiamo queste misure di contenimento sociale è elevatissima, io direi che è quasi una certezza. E quindi il problema è come arriviamo preparati a spegnere questi focolai. Questo è il vero problema. Allora, non la voglio far litigare con il presidente della sua regione, Luca Zaia, però ieri mi è emersa una situazione abbastanza contraddittoria. Da una parte Zaia che dice: noi siamo pronti a ripartire anche lunedì e se fosse per noi, noi riapriremmo anche gli asili nido. Dall'altro lato, il professor Locatelli ieri diceva che l'apertura delle scuole riporterebbe a sopra l'1 l'indice di R su 0, cioè la velocità del contagio. Scuole aperte o chiuse, professore? Ma guardi, dunque, innanzitutto bisogna dire una cosa, che la Regione Veneto ha fatto un investimento che non credo altre regioni abbiano mai fatto nell'aumentare la capacità di diagnosi, che secondo me è un elemento chiave per prepararsi a questa cosiddetta ripartenza, perché senza aumentare la capacità di diagnosi non si riescono a spegnere i focolai e su questo guardi non c'è dubbio. Poi, per quanto riguarda le scuole, questo è ancora un argomento un po' controverso, perché guardi, i bambini da 1 a 10 anni si infettano rarissimamente. Quindi il problema non è tanto dei bambini, ma chi ci riporta questi bambini a scuola?
e come si organizza tutto il flusso eventualmente di far ripartire il processo educativo dei più giovani. Non è una cosa che è una cosa che viene un po' di programmazione, comunque. Un'altra questione che sta a cuore a molti italiani, messe e funerali, ricominceranno secondo lei con la fase 2 o anche lì ci vuole cautela? Guardi, questa è una questione di rispetto anche degli italiani, voglio dire, si riparte, ci sono delle spinte dagli imprenditori che vogliono ripartire, io penso che siano legittime, ma penso che siano altrettanto legittime le esigenze degli italiani che vogliono andare in chiesa e quindi bisogna consentire anche loro in qualche modo di avere accesso a questo conforto spirituale. Lei ha parlato di del grande investimento che il Veneto ha fatto nella mappatura dei contagi, nel tampone. Ieri la Lombardia ha dato il via ai test sierologici, i cosiddetti ufficiali, quantitativi. Quella è la strada per iniziare a elargire anche quelle patenti di immunità che potrebbero mettere le persone nuovamente al lavoro con la serenità necessaria? Guardi, non mi parli di patenti di immunità perché non esiste nessuna patente, non esistono dati che permettano di sostanziare queste affermazioni. Noi ancora non sappiamo se gli anticorpi proteggono, non sappiamo quanto si sviluppano, non sappiamo per quanto tempo rimangono. Quindi i test immunologici servono soltanto a fare una fotografia della diffusione dell'epidemia e quindi eventualmente a programmare delle misure ulteriori di mappatura attraverso tamponi per verificare se esiste ancora trasmissione in quelle aree più Cioè, mi colpite. vuole Ma dire questa è l'unica. che sono più uno strumento che servono a voi, comunità scientifica, che al cittadino comune per capire se può affrontare la vita con maggiore serenità? Guardi, al cittadino comune non servono a nulla, servono casomai alle autorità di sanità pubblica per identificare le aree dove più si è diffusa la malattia e attuare e rinforzare in quelle aree delle misure di prevenzione, cioè di rafforzare tutta quella che adesso fortunatamente è stata valorizzata, la medicina e il supporto sul Allora, territorio. professore, la devo fermare perché dobbiamo andare in pubblicità. Avrei da mostrare un documento interessante su come stanno programmando la ripartenza alle varie città. Se avesse ancora qualche minuto da dedicarci, la prego di restare qui con Va noi. Se bene, no, le auguro una buona giornata. A tra poco, vabbè, intanto. posso rimanere Mambo Per la fase 2 si poteva aspettare un po' di più. Penso che sia molto più complicato della fase 1. Devi riorganizzare tutta la vita delle persone, non è facile. A Napoli il contagio da coronavirus non è dilagato. La fase 1 è stata superata, ma la città è pronta ora ad affrontare quella della ripartenza? Siamo troppi. Chiedo gentilmente se avete l'autocertificazione ed estate su curva. Altrimenti per cortesia scendete. E se già prima era un problema, adesso lo è ancora di più. Però se non prendiamo delle precauzioni, su una Lombardia. Il rispetto delle distanze è il vero banco di prova, a partire dai mezzi pubblici, quando il 4 maggio ricomincerà la vita di prima. E mo' il 4 maggio che succede? La fine del mondo, che stiamo che dobbiamo andare a lavorare tutte le mattine. La fase 2 si parla di un incremento del 20%, quindi dal 50 al 70% di incremento di autobus. È ancora troppo poco perché noi quando lavoriamo al 100% in una fase di normalità comunque abbiamo problemi di sovraffollamento. Biglietti elettronici, tornelli anti-assembramento anche per gli autobus che avranno capienza ridotta del 40%, ma al momento non vi è traccia. Basteranno 10 giorni per organizzare il tutto? Guardi, vorrei dirle di sì, ma sappiamo razionalmente che non è così. Siamo di fronte ad un nuovo mondo che si apre e che va progettato. L'altro gigantesco banco di prova sono le mascherine. Devo ritirare le mascherine, speriamo che le trovo. Due mascherine da 1,50 euro, a massimo 2 euro, le ho pagate 19,50 euro. È inutile dirle che le abbiamo da un mese, sono quelle ospedaliere. 4 milioni di mascherine poi saranno distribuite gratuitamente dalla Regione Campania proprio in questi giorni, ma sulla qualità del dispositivo è già polemica. E questa è una mascherina che io ho rifiutato di acquistare circa un mese fa,
pratica come la mascherina chirurgica, ma non so se abbia un potere filtrante sufficiente come quella di tipo chirurgico. Mancano 2 settimane alla fatidica data del 4 maggio. Abbiamo deciso di chiedere al sindaco se Napoli si farà trovare pronta alla fase 2 del coronavirus. Il governo ci dirà tra qualche ora, tra qualche giorno quello che dovremmo fare, ma noi già stiamo programmando il 4 di maggio. Lo facciamo senza risorse economiche, lo facciamo senza mezzi, ma lo facciamo perché lo dobbiamo fare e perché il 4 maggio è una scadenza troppo importante per le nostre comunità. Allora, professor Crisanti, voglio ripartire da lei perché il 4 maggio è di là da venire, siamo ancora in fase 1 e vorrei sapere intanto che effetto le fa da uomo che ha guardato in faccia il coronavirus vedere quelle scene di affollamento negli autobus, ma soprattutto visto che nel sud, a Napoli, in Campania, ci sono dei livelli di contagio così bassi. Quegli affollamenti, quel mancato rispetto del distanziamento sociale, può essere più accettabile che altrove? Ma guardi, devo dire la verità che ha sorpreso favorevolmente il fatto che il contagio non si sia diffuso nel sud dell'Italia. Questo fa sperare che in qualche modo il virus sia sensibile alla temperatura. E quindi molto probabilmente, se questo è vero, la fase 2 sarà sicuramente facilitata da questa cosa. È chiaro che il vero problema sarà, come è stato già detto, verso ottobre-novembre. Questa è, ci dobbiamo trovare preparati in questo ottobre-novembre, perché se è inspiegabile che nel sud Italia il virus non si sia diffuso come nel nord Italia. L'unica spiegazione plausibile in questo momento è che il virus in qualche modo sia sensibile a condizioni ambientali. E quindi quando dice ambientale intende un clima meno rigido che potrebbe... Esatto. Quindi insomma ci avviciniamo a una stagione, quella calda, che potrebbe, come dire, far rallentare la morsa del virus, ma attenzione a quello che succederà in autunno. Quindi faciliterà sicuramente la fase 2, se questo è vero, e queste indicazioni sicuramente sono incoraggianti, ecco, ma non bisogna certo abbassare la guardia, perché a ottobre-novembre la possibilità che determinati focolai si raccendano con una certa virulenza, penso che sia una cosa da non sottovalutare. Simona Bonafè, voglio chiedere a lei un commento di quelle immagini che dimostrano intanto una scarsa organizzazione di questa fase 2 e soprattutto chiamano in causa un punto, ma ha senso far ripartire il paese tutto allo stesso tempo, stante la diversa diffusione del contagio del virus? E questa è una bella domanda. Io, se devo essere molto sincera con lei, le dico che era giusto avere una data di ripartenza quantomeno certa e dei protocolli comuni per la sicurezza delle persone che vanno al lavoro, che si spostano nei mezzi pubblici e tutto quello che sappiamo quando si riprende a vivere, diciamo così, normalmente, tra virgolette. Però non si può nemmeno negare che nel paese ci sia una situazione epidemiologica molto diversa da una parte all'altra. Ecco, io penso che il governo avrebbe dovuto ascoltare di più le voci di alcuni governatori, gliene faccio una insomma per tutte, quella per esempio del governatore della Toscana, che nei giorni passati ha chiesto per esempio per alcune attività che già oggi sono in grado di rispettare i protocolli di sicurezza e che sono particolarmente sottoposte alla concorrenza internazionale, perché sono settori che magari hanno a che fare con l'export, ecco, magari di considerare che in queste situazioni si potesse partire prima, se fosse potuto partire allora, prima. Tra poco ci andiamo, proprio in Toscana, proprio nel distretto del tessile, però visto che mi manca un minuto vorrei affidarmi ai due giornalisti collegati con me per ragionare su questo. Ha senso una fase 2 uguale per tutti oppure no? Minzolini e poi Caprarica. Ma io penso che sarebbe stato meglio, diciamo, farlo più articolato. Però c'è un problema. Una cosa che mi ha molto colpito è stato un intervento del direttore del Censis, di Verita, il quale ha posto un problema facendo proprio un paragone con il dopoguerra. Noi siamo un paese che per rialzarci avremo bisogno proprio di una voglia di riscossa, di metterci in campo, di non immaginare soltanto di poter riprenderci con gli aiuti che vengono dallo Stato dirigendo, o dai sussidi. Visto che siamo in un meccanismo perverso, che arriviamo in questo momento quando si è inserito, non so, la cultura del reddito di cittadinanza, beh, noi dovremmo spronare però
la gente a rimettersi in discussione, perché il rischio è esattamente questo, di abituare questo paese ad essere addormentato o aspettare di essere garantito. Antonio Caprarica, ho 30 secondi per te. Guarda, penso, ti ringrazio di avermi lasciato 30 secondi, ma penso che dobbiamo avere fiducia nella fase 2, nel modo in cui l'affronteremo, visto che nella fase 1, che ne dicano i tanti critici e i tanti maestri del giorno dopo, non ce la siamo affatto cavata male. Alla fin dei conti il modello Italia è risultato quello seguito dal resto d'Europa. Ne approfitto per dire anche al professor Crisanti, se non mi sbaglio, insomma, forse il mezzogiorno non è solamente un fatto di temperatura, perché dopo tutto io ho visto che ad esempio l'ospedale Cotugno di Napoli è finito su tutti i giornali britannici come esempio del modo in cui affrontare correttamente in ambito ospedaliero e con tutte le precauzioni. Qui all'Aria che tira ne abbiamo parlato tanto, anche dell'eccellenza del Cotugno. Mi devo fermare, grazie al professor Bagnai, al professor Crisanti per il tempo che ci ha dedicato, grazie a Simona Bonafè e grazie a Antonio Caprarica e Augusto Minzolini. Corriamo in pubblicità, restate con noi, si apre tra poco un'altra grandissima pagina che ci racconterà del paese reale che vuole ripartire. Ma come? A tra poco.